Un saluto a tutti, bentrovati, bentornati sul canale YouTube Scattacol Trend in Borsa. Mentre tutti gli indici mondiali sono vicini ai massimi, peraltro proprio questa mattina in preapertura UK100 United Kingdom, quindi l'indice di borsa inglese ha fatto i suoi massimi storici, ci sono degli indici importantissimi, ci riferiamo al China 50, che invece sono lontanissimi dai massimi e che hanno registrato negli ultimi anni una importante fase di downtrend. Parlando di una borsa, di un'economia così vasta, così importante, è doveroso quantomeno analizzarla e vedere se può offrirci delle possibilità operative anche in ottica di portafoglio, vista proprio la situazione che si è venuta a determinare negli ultimi anni. D'altronde, per quanto possa sembrare un mercato lontano, fumoso, insomma offuscato, effettivamente alla fine noi esaminiamo quello che è la situazione sul grafico e quindi cerchiamo di accodarci a quelli che sono i movimenti principali dettati da quello che può essere un intervento, come vedremo, importante del fondo sovrano. Quindi seguiamo quello che effettivamente fa il prezzo, cerchiamo quindi di utilizzare la price action e in maniera molto molto prudente, con un money management corretto, di gestire la eventuale posizione. Qui andiamo peraltro a parlare di un indice che qualcuno potrebbe non avere sul proprio broker. Allora, alcuni broker ce l'hanno, ma evidentemente un indice del genere, e intanto andiamo anche a inforcare i nostri occhiali, un indice del genere, ecco, io qui ho semplicemente preso un grafico di un ETF dal sito borsaitaliana.it. È sufficiente cercare ETF Cina, ETF borsa cinese, e come vedete, ecco, questo è un ETF che si può tranquillamente comprare, trattare. Evito di andarvi a dire chiaramente qual è magari la casa che lo emette, ma ci interessa vedere se è un ETF che ben risponde al movimento del sottostante, del prezzo. Ecco, qui vediamo questo movimento con questo minimo assoluto il 22 gennaio, un altro minimo importante il 2 febbraio, e se andiamo a vedere il grafico di borsa, eccoci qua, vediamo questo minimo il 18 gennaio e poi eccoci qui il 2 febbraio, questo minimo più alto, ok? Lo vediamo proprio chiaramente questo movimento e poi la ripartenza. E quindi possiamo riferirci assolutamente a un ETF, ad esempio, che ben replica il sottostante, ma ce ne sono molti. Quindi con un semplice ETF si può puntare sull'indice Cina 50. Perché dovremmo puntare su questo indice? I motivi sono vari, la mia è chiaramente una analisi del tutto personale. Qui è un estratto di un articolo di febbraio scorso, quando si riportava proprio ciò che era successo nel 2023, lo vedremo anche negli anni precedenti. La borsa cinese, insomma, aveva perso molti punti, mentre le altre borse nel 2023 salivano tutti. C'era stata appunto la crisi che aveva un po' spaventato i mercati mondiali, possiamo dire. Ci riferiamo alla crisi immobiliare di Evergrande. In 2 settimane, gli listini cinesi hanno bruciato il 20% della loro capitalizzazione. Questo ha fatto sì che il fondo sovrano, insomma, sappiamo come le banche centrali, in questo caso il fondo sovrano statale e così via, sostengano immettendo liquidità, comprando titoli o ETF, e così in effetti il governo cinese è sceso pesantemente in campo. I primi effetti si sono visti, dato che la borsa di Hong Kong ha chiuso un rialzo del 4, mentre quella di Shanghai ha guadagnato il 3. E parliamo del fondo di investimento sovrano Central Huijin Investment, che incrementerà il proprio portafoglio ETF aumentando le dimensioni delle sue partecipazioni e salvaguarderà lo stabile funzionamento del mercato dei capitali. Qui eravamo a febbraio. Successivamente, articolo di ieri. Il fondo sempre Central Huijin Investment, un importante fondo statale cinese, ha iniettato ancora circa 41 miliardi di dollari in principali azioni blue chip e così via. Quindi, in sostanza,
come succede in tutte le economie importanti, viene sostenuta quella che è la borsa, vengono sostenute le aziende, vengono comprati ETF che hanno appunto in pancia le blue chip, le aziende principali. E quindi questo fa capire come effettivamente, come è successo per l'euro, come è successo durante lo scoppio dell'inflazione nel 2022, banche centrali, gli stati sostanzialmente intervengono. D'altronde, pensare che un'economia come quella cinese non venga sostenuta, salvaguardata, visto il debito degli altri paesi che detiene, sembra assolutamente impensabile. E se andiamo a vedere proprio il grafico, la prima cosa che balza all'occhio è che andando indietro di qualche anno, ma neanche tantissimi, eccoci qua, quello che è evidente come nel 2021, quindi circa 3 anni fa, la borsa, il future del China A50, quotasse 20.000 punti e si è arrivati proprio all'inizio del 2024 a 10.500, quindi un'importante fase ribassista. Ora, con analisi tecnica veramente di base, si può andare a tracciare la più classica delle trend line ribassiste, oppure possiamo andare a evidenziare questa sorta di doppio minimo che ha dato il là alla ripartenza. Ok, i segnali di inversione ce ne sono, ossia dai 10.500 siamo arrivati ai 12.400. Adesso stiamo incontrando una fase di resistenza ai 12.500 punti circa. Eccoci qua, vediamo proprio nettamente questo triplo massimo. E a questo punto, questo triplo massimo, quest'area di resistenza potrebbe chiamare la più classica delle pause di consolidamento e eventualmente magari riportare l'indice in area 11.600 punti, che è un'area davvero importantissima perché ha fornito dapprima un supporto dal quale sembrava si potesse ripartire, salvo poi essere invece rotto al ribasso in maniera pesante per andare a fare i minimi di inizio anno, e poi questo livello per 2 volte ha ben funzionato in maniera anche molto precisa come resistenza. Poi di nuovo la rottura e di nuovo il più classico dei pullback a validarlo come supporto, eccoci qua, e poi la ripartenza. Ecco che se ora noi avessimo un riavvicinamento agli 11.600 punti, diventerebbe davvero una eccellente occasione per andare a cercare un possibile ingresso anche in ottica di medio periodo. Potrebbe già essere plausibile farlo agli 11.850 su quest'area, senza alcun dubbio. D'altronde, se si entra in questo mercato, su questo strumento, vista l'impostazione di lungo periodo e il cambio che sta avvenendo, probabilmente lo si fa per tenere in portafoglio lo strumento comprato. Ripeto, che possa essere direttamente un CFD sull'indice con un broker che lo offre, o tramite ad esempio un ETF. Comunque l'impostazione attualmente sembrerebbe, a mio parere, aver confermato l'inversione di trend. Ora si tratta di andare a cercare il più possibile un timing corretto per ottimizzare l'ingresso. Non entrerei adesso perché, ripeto, siamo appena sotto ai 12,4 la resistenza. Ci sono nelle ultime sessioni, diciamo delle candele come questa del 15 aprile, che è una chiara candela rialzista, quindi probabilmente già gli 11.800, se ripresi, potrebbero essere un'interessante area d'ingresso. Se andiamo a modificare un attimo il time frame e passiamo al settimanale, è davvero evidente l'area di resistenza, come mi sembra anche altrettanto evidente questa area che davvero ha fatto da discrimine, ha proprio cambiato sostanzialmente le carte in tavola. E ancora più interessante, secondo me, proprio per eliminare il cosiddetto noise di fondo, andare a vedere il mensile. Lo andiamo un attimo a pulire perché
Beh, sul mensile si è venuto a creare proprio in maniera direi abbastanza pulita un bel pattern engulfing bullish. Quindi c'è stato questo minimo, una falsa rottura e poi un pattern davvero, davvero molto molto ben conformato con la candela rialzista con un body esteso. Quindi ecco, qui sembrerebbe effettivamente essersi invertito a questo punto il trend. Per curiosità, ho provato a inserire anche il livello di Fibonacci, eccoci qua su questa area di resistenza ai 18,7, ok, con questa spike, con questa su questo livello mi sembra diciamo accettabile, plausibile, partendo da questo importante minimo fatto, questo doppio minimo nel 2013 e nel 2014, ed ecco che il movimento ribassista va a colpire il livello euro di Fibonacci e peraltro gli 11.000 punti, cifra tonda. Quindi ecco davvero in sostanza la mia idea è che a questo punto il trend sia in una fase davvero di inversione, qualsiasi ritraccio, ribadisco gli 11.800 punti già mi sembrano un interessante livello d'ingresso, qualsiasi ritraccio sembra davvero una possibile occasione in ottica davvero di portafoglio. Se andiamo a vedere con il forecaster, troverete anche il link in descrizione per abbonarvi con la scontistica che gli amici di investire.biz ci hanno riservato. Ecco, qui vediamo con Wyckoff siamo andati sopra la linea dello zero, adesso sta consolidando, ma dopo veramente tanto tempo il movimento rialzista ha dato un cambio anche con lo strumento di Wyckoff. E se andiamo a vedere la velocità che viene calcolata tramite la media mobile a 100 di Hull, anche qui abbiamo adesso una fase di stasi sostanzialmente, che è perfettamente la replica di quello che abbiamo visto sul daily nelle ultime sessioni, ossia tutta questa fase di consolidamento tra gli 11.900 e i 12.400 che permane da molte sessioni. Ma ripeto, l'idea è che un rientro sulla base di questa area di trading range agli 11.800 già diventa, a mio parere, un'interessante opportunità di acquisto. E quindi ecco, quello che possiamo dire è che per quanto sostanzialmente gli indici tendono a muoversi in maniera omogenea, ci sono sempre delle opportunità che si distinguono da altre, che possono offrire davvero interessanti occasioni sia di trading ma soprattutto anche di portafoglio, in questo caso su una economia assolutamente, assolutamente rilevante come quella cinese. Intanto vi ringrazio, vi invito a sostenere il nostro canale perché stiamo davvero cercando ogni giorno di offrire delle analisi e vi invitiamo quindi a iscrivervi e soprattutto anche a cliccare sul logo della campanella perché così riceverete un'email ogni volta che verrà postata una nuova analisi. Scusate. Un saluto a tutti, buon trading con Scalpe Col Trend.